Ciao a tutti i telespettatori di Planet Moda, ci troviamo a Fabriano per un'inaugurazione veramente speciale, inaugurazione del Radio Gold, quindi se siete pronti andiamo e vediamo chi saranno i protagonisti. Di Fabriano, Roberto Sorci, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Bentornato con noi con Planet Moda, ci siamo visti già diverse volte. Grazie a Dio, sì, è un bel piacere ritornare, quindi va bene. Bene, questa volta un'occasione veramente speciale qui a Fabriano, apertura Radio Gold. È un'apertura che a me riporta indietro di tanti anni, ma tanti, devo dire con molta onestà, mi sento quasi, di nuovo ritornato quasi con i pantaloncini corti. E anch'io vengo da un'esperienza, la mia prima esperienza è stata Radio 1 Fabriano insieme, e lo svelo a tutti quanti adesso, all'attuale governatore della nostra regione, all'assessore alle infrastrutture viventi, noi eravamo giovanotti tra virgolette e ci siamo dedicati a quella che quella volta oggi sarebbe un social network, invece quella volta era la Radio Libera, Radio 1 Fabriano. Bene, bene, Patassi si è messa in una sfida grossa, perché i tempi comunque non sono quelli, possiamo dire, i migliori, però vive chi ha coraggio. E infatti questa è la dimostrazione, nei momenti di difficoltà bisogna avere anche la capacità di rischiare e di rimettersi in gioco, e credo che è l'unica soluzione, cioè pensare che qualcuno si sostituisca alle tue responsabilità è la cosa, in un mondo globalizzato come questo qui, in un mondo ormai dove tutti devono competere, è la cosa più assurda, quindi il fatto che si sia rimesso in discussione, abbia intrapreso questa nuova attività è un segno di intelligenza e soprattutto di una persona che vuole fare. Speriamo anche che questa radio porta grandissimo buon umore qui a Fabriano. No, ma il buon umore esiste sempre, lo aumenti e dia anche fiducia, e soprattutto serve a aggregare, perché questa è la cosa mia. In questo momento una città che è stata grandissima come individualismo e che l'ha portata ad essere, io dico, la corazzata industriale delle Marche, anche la seconda città per reddito nelle Marche, e oggi ha bisogno di costruire invece un sistema di aggregazione e sentirsi più collaborativa a tutti i livelli, e quindi costruire una rete. E la radio è una cosa, a differenza della televisione, che forse riesce a fare questo. La televisione c'è l'immagine, c'è il personaggio, invece la radio è il sottofondo, ti fa compagnia e ti stimola poi, perché in realtà nella televisione uno vede il messaggio in sintetico, invece la radio porta ragionamento. Anche perché porta un pochettino fuori casa, mentre la televisione magari ti lega sul divano, mentre la radio ascolti ovunque. Esatto, la radio l'ascolti in macchina, l'ascolti al giardino, passeggiando, correndo, oggi con gli strumenti che ci sono, mentre la televisione deve stare dentro casa, e quindi è un ulteriore strumento di aggregazione anche fuori di casa. Due parole della città, cosa succederà a Natale? Ma a Natale oggi stiamo finendo di montare la pista di pattinaggio davanti alla nuova piazza del comune. E altre manifestazioni vediamo a fine d'anno, nel frattempo tutti i soliti avvenimenti. Comunque la piazza principale è illuminata come ogni anno, come buona tradizione, perché anche se un po' più
tra virgolette austera, ma rimane adesso monteremo l'albero di Natale. Il Natale deve essere un segnale di gioia per tutti quanti, ma soprattutto è un momento di aggregazione, questo ne abbiamo bisogno per superare le paure, perché siamo entrati, io dico che è più un problema psicologico che reale, e siamo entrati in un momento di paura, credo come tutti gli italiani in questo momento, e quindi dobbiamo sconfiggere le paure e ripartire di nuovo. Bene, un augurio per Radio Gol. Viva una radio giovane, quindi forza Radio Gold, e sono ritornato indietro ai 30 anni. Siamo qui all'inaugurazione del Radio Gold e qui con me il vescovo Don Giancarlo Vecerrica. È una bella occasione per la nostra città di Fabriano, aveva bisogno di questo strumento di comunicazione, perché il dialogo tra le generazioni e il dialogo tra tutte le realtà sociali in questo momento è importante. Stiamo vivendo un momento di forte crisi, soprattutto crisi economica e crisi del lavoro, c'era bisogno di trovare i luoghi in cui poter dialogare, aiutarsi, sostenersi. E poi è importante una radio, perché la radio ci comunica quello che possiamo trasmettere a tutti, ma che è un bene, un dono per tutta la realtà. Inoltre collega il cielo alla terra, la terra al cielo, perché la radio è via etere e quindi capta tutte le realtà anche più nascoste e sa comunicarle, trasmetterle, e io sono stato contento di questa occasione. Io lo so che anche lei c'è entrato qualcosa in tempo fa con la radio, vero? Quando ero giovane prete a Macerata ho collaborato alla nascita di Radio Nuova Macerata, che tuttora è viva, efficiente e molto creativa, perciò è una realtà che mi appartiene. Perfetto, speriamo che magari anche qua ci sarà lo spazio di parlare. Già mi hanno chiamato, prenotato per un'intervista in vista del Natale. Perfetto, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Vicepresidente della provincia Giancarlo Sagramola, buonasera. Buonasera, buonasera. Ce l'ho fatta dire bene. Insomma. Brava, hai azzeccato anche l'accento, non è facilissimo. Infatti non è facile. Allora, una radio nuova qui a Fabriano, una bella inaugurazione. Sì, devo dire che ci sono ritrovati tanti amici che avevano fatto anche una precedente esperienza, come è stato detto, con un'altra radio degli anni 70, tra cui c'ero anch'io peraltro, ma la radio è bella perché da questa esperienza ti sembra di poter comunicare con il mondo, anzi sicuramente si comunica con tanti, oggi ci sono i social network, altri tipi di esperienze, ma la radio c'ha un so che di gusto, perlomeno per quelli anche che hanno l'età mia, ma vedo che anche per i ragazzi. Infatti è una comunicazione diversa, no? Perché diciamo, ok, io faccio televisione, no? Però la televisione in qualche maniera ha un po' tolto il gusto di ascoltare la musica, no? Quindi ci vuole. Sì, come diceva Finardi, la radio ti lascia libero di pensare, non invade tutto te stesso, la televisione ti ingloba dentro, non pensi quando guardi un film, difficile, ma invece quando ascolti la musica di sottofondo, qualcuno che parla e dice anche cose sensate peraltro, è piacevole. Poi è piacevole perché la radio può arrivare in diretta nel momento preciso in cui avviene la situazione, e se c'è un bravo descrittore, se si è sul posto al momento giusto, è piacevole ascoltarla. Fa lavorare un po' la fantasia. Sì, è come forse in un certo senso un po' come un libro, ti lascia libero di pensare, perché mentre ascolti la mente naviga, viaggia su altri lidi e ti piace passare così, passa il tempo e non ci si accorge, anche se poi ti senti rilassato dopo averla ascoltata. Poi una bella voce come la sua, io so anche che grazie di questa bella voce ha trovato anche l'amore attraverso la radio. Sì, c'era una ragazza che mi piaceva, e come al solito con la radio si possono mandare anche dei messaggi subliminali, allora si metteva una canzone un po' particolare, io andavo alla radio la mattina prima di andare a scuola, quindi prima di andare al liceo,
la radio era sotto gli scantinati e quindi trasmettevamo da lì e si lanciavano dei messaggi la mattina prima di andare a scuola, poi ci si rivedeva il pomeriggio e allora le canzoni avevano tutti significati particolari per noi e quindi era piacevole fare così. Poi probabilmente perché neanche mi vedeva, dopo quando mi ha visto magari ha avuto qualche... Oggi con la televisione non sarebbe così semplice perché ci si scruta subito, ma anche con Facebook o con altri strumenti. Invece la radio mascherava e allora se c'era una... la simpatia poteva uscire forse meglio. Bene, si poteva trasmettere qualcosa. Allora, posso strappare un augurio per Radio Gold? Ma intanto che sia come vuole essere tra la gente. E l'augurio è che sia la radio a 1000 persone. Credo che questa sia la cosa bella, che chi sta in radio voglia bene alla gente. E allora questo le porterà fortuna e le darà un successo lungo. Quindi a cuore a cuore? Sì, sì. Tenere presente che le persone hanno bisogno di sentirsi qualcuno vicino e la radio può assolvere a questo ruolo se ama le persone. Qui con me simpaticissimo il direttore di Radio Gold, Alessandro Mosché, avanti una grande sfida qui sempre a Radio Gold. Sì, Radio Gold, partiamo con una programmazione locale, mi hanno affidato la direzione di questa radio, ho accettato con molto entusiasmo, soprattutto per la vivacità e la dinamicità degli amici che mi hanno chiamato, Claudio ed Eugenio Patassi. I riscontri che abbiamo avuto in questi giorni sono molto positivi, la città risponde, c'è una grande curiosità e probabilmente questo dimostra che il comprensorio ha bisogno di ritornare alla località, di dare spazio e voce alla gente comune. Il palinsesto è composto da me che faccio il direttore e da 2 redattori, Rosita Fattore che si occuperà di news e approfondimenti e Ferruccio Cocco che invece curerà il dibattito sportivo. Più ci saranno altre rubriche che saranno curate da Simonetta Venturi e da Luciano Rubuffo che faranno revival e altre cose legate sempre al mondo dell'approfondimento e in più tante altre sorprese che scoprirete strada facendo. Ci sarà musica per tutti i gusti, ci sarà musica legata agli anni d'oro delle radio libere degli anni 70, ma anche musica diciamo dei giorni d'oggi, quella più in voga. Bene, possiamo ricordare tutti i telespettatori per le frequenze? 96.9 a Fabriano, 103 e 500 Iesi Ancona. La direttrice generale del Radio Gold, questa meravigliosa donna, si chiama Gigliola. Ciao Gigliola. Ciao Tunde, è un piacere ritrovarti. Eccoci qua, una nuova esperienza, Radio Gold, una radio che punta al territorio, una radio che rivaluta anche le vecchie voci radiofoniche fabrianesi, una radio che cerca di incentivare la valorizzazione e valorizzare il territorio di Fabriano. Quindi avremo belli spazi di approfondimento, culturali, sportivi, un'ottima redazione giornalistica come ha già detto il nostro direttore Mosché. Quindi avanti tutte e speriamo che la città accolga e abbracci questa nuova iniziativa, ne ha veramente bisogno, il simbolo è uno smile come hai ben visto. Bellissima. Che non solo strizza l'occhio ma sorride, quindi in questo momento così difficile a livello nazionale e locale credo che sia veramente giunto il momento di sorridere. Senti, a Eugenio ho fatto complimenti perché ha detto hai lavorato tantissimo, però risultati si vedono. Risultati, anche la conferenza stampa improvvisata in diretta questa sera da parte delle autorità è stato proprio l'esemplificazione di quello che io, è il mio concetto di radio, la radio fatta dalla gente, infatti il nostro slogan è la radio la fai tu, quindi grazie a tutti e viva Radio Gold. Claudio Patassi di nuovo in sfida insieme con Eugenio Patassi. Sì, con il mio grande cugino Eugenio Patassi partiamo per questa nuova esperienza, per me nuova, non ho mai fatto radio. E per cui ho delegato a mia moglie per quanto riguarda la gestione della radio che è stata bravissima creando un gruppo molto affiatato e molto competente. Speriamo che di avere delle belle soddisfazioni di questa esperienza che per il momento già vedo che sta suscitando molto entusiasmo. Bene, poi è stata veramente una bellissima inaugurazione con tutta l'autorità. Sì, è molta gente presente e adesso questa serata continuerà al Marchese del Grillo
con una conferenza e poi con una festa con tutti i nostri amici. Qui con me Rosita, una delle bellissime voci di Radio Gol. Ciao. Ciao, ciao a tutti, salve. Allora, come ti senti adesso anche visivo, no? Con la telecamera, non solo voce. Ma guarda, comunicare è sempre bello, quindi camera, non camera, microfono, va tutto bene. È sempre importante trasmettere. Assolutamente sì. Tu cosa farai qua? Allora, io qua mi occuperò delle news locali, nel senso che Radio Gold sceglie di trasmettere una parte della città e di metterla in onda, e quindi faremo 5 edizioni di GR quotidiani che andranno in onda tutte le ore allo scoccare dell'ora, insieme subito dopo a seguire le news nazionali, diciamo, in coda, giustamente. Bene, allora una chiamata a tutti i nostri telespettatori per ascoltare radio dal tua voce. Sì, allora io sono in onda la mattina con una trasmissione di approfondimento che si chiama L'Aria del Mattino, dalle 10 alle 13, 96.9 qui e 103.5 sulla costa. Grazie Rosita. Prego, figurati, ciao. E adesso invece con lui parliamo di sport, ciao. Ferruccio Cocco, ciao ciao. Ciao, salve, buonasera a tutti. Allora, tu cosa farai qua? Abbiamo un appuntamento sportivo anche qui a Radio Gold, 3 volte a settimana, alle 19.30, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per seguire tutte le discipline sportive di Fabriano e dei dintorni, quindi per fare un po' il punto della situazione sugli sportivi, su chi va forte con l'atletica, con il basket, il calcio e via dicendo, tutti. Qui a Fabriano, ecco, una corsia preferenziale bisognerà darla alla pallacanestro, perché è ancora lo sport che tira un po' di più, però daremo spazio, questo è garantito, a tutte le discipline sportive. Non potete mancare sul bar dello sport qui a Radio Gold il lunedì, mercoledì e venerdì alle 19.30. Salinari e Becchetti. Ecco, allora, due cognome per un personaggio. Sì, il personaggio chiaramente Andrea Salinari, il personaggio radiofonico nato nel fine anni 70, perché non mi piaceva il mio nome, nel senso che radiofonicamente ritenevo Becchetti un po' ostativo, un po' duro, esatto. Però Salinari Ricci era anche un libro, un bella antologia italiana, una cosa del genere. Comunque sia, Salinari poi è stato un personaggio che è andato avanti fino al metà anni 80, pausa radiofonica fino a oggi. E oggi grande ripresa. Grande ritorno, grande ripresa con l'entusiasmo di 30 anni fa. Questo è quello che conta, è quello che veramente mi ha fatto piacere. Entrerò nelle case dei fabrianesi, degli amici di Ancona, della provincia, spiando all'interno della casa, perché la radio... Sapete che volendo io posso vedere oltre la radio, quindi io vi vedrò dentro casa quello che farete. Attenzione che poi dopo controllo. Bene, com'è quel discorso del specchio che hai? Parliamo. Nasceva chiaramente specchio dell'armadio, perché faceva rima con radio, ma era specchio, specchio dell'armadio. Chi è il più bello della radio? E lo specchio risponde: bello è colui senza denari, si chiama Salinari, perché chiaramente stavo sempre squattrinato, perché mi sono sempre spesi tutti prima i soldi, quindi andiamo avanti così e siamo arrivati a questa veneranda età. E andiamo ancora squattrinati. Dai, abbiamo goduto però la vita. Sicuramente. Bene, senti, allora un saluto a tutti i telespettatori e invitiamo tutti ad ascoltare Radio Gold. Radio Gold 96.9 su Fabriano, 103.5 su provincia di Ancona, 103.1 provincia di Macerata, credo, sì, di ricordare bene le frequenze. E anche siamo su streaming www.radiogold.tv, questo me lo ricordo perché ho allertato tutti i miei amici anche oltre Alpe, anche in Francia, sai, ho un sacco di conoscenze. Bene, grazie, grazie mille. Ciao a tutti, ciao cari, ciao. Una radio tutto femminile, wow, Monica e Simona, ciao, ciao, ciao Monica. Ciao, ciao, ciao. Ciao Simona. Ciao, ciao. Allora, cosa farete voi? Allora, io proporrò di notte un'atmosfera diversa, nel senso che amanti della musica di un tempo, la mia trasmissione si intitola Vinile e quindi sarà un riamare un po' la musica di un tempo, i dischi che è quelli che hanno fatto la radio, 70-80, i dischi migliori, le copertine meravigliose, 30x30, così, e quindi un po' riassaporare la musica di un tempo e soprattutto l'atmosfera di un tempo, quando... la vita era più semplice, era tutto più semplice, per cui così rimettersi un po' a posto con l'anima di sera, un'ora o due, compagnia di notte.
Bene, invece a te Simona? Invece farò un programma il sabato mattina, un contenitore così per passare con il sorriso il weekend, per riassaporare un po' le atmosfere in casa. E come diceva Finardi, si può fare tutto con la radio accesa, ti tiene compagnia in qualunque stanza, si parlerà di teatro, si parlerà di musica, si daranno anche dei piccoli consigli proprio per le casalinghe, visto che comunque dobbiamo fare un passo indietro per riassaporare anche delle vecchie usanze delle nonne. Non mancate assolutamente di notte l'appuntamento con la musica su Radio Gol mercoledì alle ore 21. Monica Venturini vi aspetto. E Simona Di Leo invece il sabato mattina dalle 10 alle 13. La radio che ci fa impazzire con il sorriso. La Di Leo è qui accanto, la straordinaria nostra giornalista, lo stesso, stiamo cercando le canzoni migliori per farvi compagnia. Ascoltateci. Planet Mode ha finito qua e come sempre ci vediamo la prossima settimana, sempre.